Che ti dicevo io, ma ti volevo menare. Oh, ciao, oh, God, oh, ciao, ciao, Marco. Stiamo ancora con lui. Non è una cosa. Ora sono rimasto io traumatizzato perché il gesto. Io non avevo mai visto Mattia così scosso. No. Sì. Chi è che ha tirato sto coso? Fratello. Ma no, ma te lo fanno apposta. No, no. Diranno sempre alla stazione Termini, coi squadroni, gente grossa, tutti pronti a picchiare. Ormai questo è il meme del momento. Cicalone il cattivone coi squadroni punitivi alla stazione Termini. Abbiamo chiesto supporto a chi poteva, in particolare loro che sono del ristorante Vicolo del Corso, che ci hanno offerto 20 pasti di ristorante da dare alle persone alla stazione Termini. Alessio, che è un barbiere, taglierà richieste ai capelli a chi non può pagare un taglio di capelli. Mattia Faraoni, che gli darà un pugno, no scherzo. Più ci abbiamo anche donazioni di vestiti e ne stanno arrivando altre. Abbiamo un ragazzo che ha messo a disposizione un bed breakfast per chi non vuole passare il Natale in strada, perciò lui dà la possibilità di stare 2-3 giorni gratuitamente all'interno del bed and breakfast, e tutta una serie di novità, in particolare l'arresto della persona. Che hai fatto alla signora? Non sta bene qua adesso lui. Ascolta bene, my friend. Signora, my mother, okay. Tu quando passi qua, che ha provato a fare una violenza su una ragazza che è una nostra conoscenza ed è quello che Marcello aveva preso per il braccio, che il giorno dopo ha fatto una rapina, te si è macchiato di questo bruttissimo reato e tutti i risvolti che ci sono stati. Perciò se volete rimanete, ci facciamo un giro per Termini, vi facciamo vedere che non è solo violenza ma anche solidarietà vera da parte di tutti. Ah, Vincent! Vieni un attimo! No, che te sta a mangiare? Ho portato noi il pasto oggi! Vieni, Vincent! Vieni, vieni qua! Dai, come stai, Vincent? Oh, la birra, mannaggia la miseria! Questo è dal ristorante! Tre. Volete un pasto? Buono, è un pasto fatto buono. Fatto al ristorante questo. Sì. Quello che lo mangi stasera, Vince. Questa guri. Senti, è ancora caldo. Capito. Lo vado a mangiare, amico. Ecco qua, tieni. Tovaglioli. Io grande. Giusto, vero? Io grande, io lo so tu. Tu lo so. Vi lascio la busta qua. Così ci puoi buttare. Ci puoi buttare le cose rossa. Dentro. La carbonara. Senza maiale. Mamma, piccoli per te? Bene, buono. Vai, ti lascio un po' dei vestiti, Vincent, e tu li usi tanto. A domani, a mio grande signore strada, auguri a Rifo. Vincent, una bella giacca. Questa, coat. Coat. Vincent, io ti ho portato il regalo di Natale. Il cappello. Buono. Te l'avevo proprio buono, comprato. Buono. E poi porto con me. Hanno visto i video nostri con Vincent, sì. Si fermano, ci parlano. Qualcuno ti voleva menare? Passare qua, dai un 20 euro. Ah, ti danno i soldi? Poi torniamo lì. Vedi che bella cosa, eh? Dal momento che lo riconoscono, spesso si fermano, ci parlano, gli danno i soldi, l'aiutano. Ma infatti è quello, cioè, quello che la gente deve capire è che vederli e vederci interagire con loro non è lo zoo, è normalizzare una persona, domani, e riconoscerla. A domani, auguri a Rivo. Tanto persone, a Cecilia dai 20 euro, dici visto il mio video, dici piace. Vabbè certo, io penso però se un inizio è tra il lavoro, certo. Sennò poi il cane che si mangia la cosa, senza lavoro poi in casa non ce l'hai. Quante sei? Quante amici? Solo uno. Grande qua, grande qua. Uno alla volta, a chi vediamo, solo per quello. Vabbè, buono, grazie. È del ristorante, vai tranquillo. Ciao caro. La pasta alla carbonara. Grazie. Prego. È calda, eh? Oh, si è già messo il maglione e il cappello, Vincent. Oh, ti è piaciuto allora? Oh. Ma quanto ne sei dimagrito? Ma lo vedi, sta la meraviglia. Ciao ragazzi. Ti sei dimagrito un sacco. È stato in rianimazione 5 giorni. Quanto lui. C'è rianimazione, la settimana di reparto, di pneumologia, chi è? Vincent. Ci hanno accusato che noi venimo qua e vi strumentalizziamo. È verità, bravo. Vi strumentalizziamo, vi trattiamo come disgraziati. Sì. Fanno dillo. Fai servizi. Per fai servizi.
cioè, mettiamo d'accordo anche prima, capito? Facciamo così, facciamo così. Che tu non stai per strada, di la verità. C'hai i soldi. Ma la volete la pasta, la vuoi? La volete la carbonara? Tutto, vuoi un po' di pasta? Sì, sì. La carbonara poi. Allora, una carbonara a loro. Ah, ma proprio così al servizio. Ormai stiamo così noi, strumentali. Ma posso appoggiare secondo? Grazie. Ma lui è nuovo, non mi ricordo lui. Sono uscito ieri da Pordenone. Ah, sei uscito ieri. Ma tu sei amico loro? Certo. Ah, ma sei amico pure nostro. Vai. Cacca la forchetta, fratello. I vestiti li ho visti, era amore di sì. Una cosa, vi piacerebbe fare due o tre notti in bed and breakfast gratis? Magari. Senza senza sfasciare tutto, senza far casino, garantisci te? No, no, no. Poi li garantisco. Io conosco lui. Come ce la mando garanzia per te? No, ormai è diventato un comico lui. Ti ho una domanda, ma quanto sei stato carcerato? Mo 7 mesi. In tutto quanto ti sarei fatto più o meno? 7 anni. Tu c'hai 44 anni? Sì. Che carcere hai girato? Cioè che faccia ciò? Che faccia ciò? Faccia da, da carcere. Hai una faccia da Rebibbia. Dico, che carceri ti sei fatto? Velletri, Rebibbia e Frosinone. Dicono che Velletri è uno dei peggio? Oh, no, invece uno dei meglio. Chi me le canta le lire? Levamogli i sordi. Dipendete. Me l'ha rubato tu. Il peggio l'ha rubato tu. Me li cambiano manco più. Da che punto di vista il peggio? Da che punto di vista? Punto di vista che stavo in cella in 5 e loro si sono fatti 20 anni. A lei lavoro. C'era il giro di tutto e io ero in più, capito? Quindi mi piacciono schiaffi. Davvero? Sì, davvero sì. E quanto tempo hai vissuto questa situazione? Per 2 mesi e poi mi sono fatto mettere alla protezione. In protezione. Pure mezza infame, no, però intanto. E infatti quello sta di ne. Dei infami come viene. Sì, però intanto. Ma è mio. Davvero? Ma dopo io mangio. Ti senti un po' emozionato? Ma appena è stato un amico mio, adesso l'ho accompagnato. Ma perché che è successo? Che stava a fare casino e piano un tramezzino. Ma adesso mo? Adesso, quello là che stava a fare casino quando tu stavi già là. Era abituato a vita. Ah, vabbè, sono abituato tutti i giorni. Lo zingaro. È tutto amplificato. Ma no? Così. Quando c'è calcio è così, è tutto diverso. Adesso sente tutto amplificato. Ah, sì, poi ti senti osservato, ti senti. Quando esci è strana la cosa. È strana, eh? Sì, perché non sei più abituato al contatto con le persone, alla gente, capito? Quindi sembra che tu. Tutti te guardano, tutti te fissano, tutti te. E la vivi male sta cosa, certo. Sì, è da vivere la prima volta soprattutto. È difficile da vivere il rientro alla società, alla normalità, come la volete chiamare voi la vita, insomma. Che poi insomma non è che passi da nessuno che ti guarda a una situazione intermedia, passi no, qua che c'hai migliaia di persone al giorno. Ma come dicevo l'altra volta, il carcere è un mondo a parte, capito? Quindi ritornare a cambiare, devi andare in un altro mondo. Comune, è comunque c'hai le sue problematiche, comunque è difficile a volte, no? Il carcere, diciamo che se ti vedono che sei una persona un po' più fragile, magari vieni un po' sottomesso, via, diciamo così. Indipendentemente dal reato? No, non c'entra niente, il carcere ti fa vedere chi sei nel reato, qualsiasi reato hai fatto, se dentro sei uno stupido, sei stupido. Non poi conosco le sorti, io non sono né più né padre né madre, né giorni. Quindi io, cioè, devo dipendere da loro. Se io mettevo la per terra tutto il giorno, però mi viene una schiaffa, sono le calzioni. Ma questo è bruttissimo, però scusa che mi permetto, eh. Sì. Se sono indiscreto pure non rispondi, però rapina pena birra ti sei fatto 7 anni di galera. No, sette mesi mi sono fatti mo. Ah. Mi sono fatti un altri 3 a Velletri e 2 di Bibbia. 2 ai domiciliari e 2 alle firme, certo. Contando tutto. 7 mesi là mi picco. Io c'ho una figlia che. C'ho solo una figlia io. C'è una figlia, cioè? Quanti anni ha? C'ha 9 anni. So 9 anni. Sono 6 anni e ne ho 7 anni e non la vedo. Ne la vedi e ne la senti? Io mo vorrei fare un percorso come sta a fare la carcere con l'educatore, di mandarmi sì liberante in mezzo a strada un'altra volta.
liberante, qualche posto che, capito? Che vuoi sentire tutelato, magari uscire un lavoro, un posto appoggiarti, perché ti senti fragile in questo momento. Certo, poi mi immagino qui a Termini, non è, che fai? Uscire dal carcere quindi concettualmente finalmente la libertà, ma il fatto di vivere qua non ti fa quasi, cioè, quasi pensare che era meglio la vita in carcere, non mentre ti facevano le prepotenze. Infatti quando mi hanno mandato in carcere io... mi sono fatto mandare prima in carcere, perché stavo ai domiciliari, cioè stavo con le firme, stavo a chiedere i soldi a Valmontone, io abito ai parenti, ai cosi, mi sono sfigurato. Quindi era meglio che sono passato da un punto di vista. Sì. Almeno c'hai. Però non è giusto manco che mi danno una mano. Piano lavoro, piano casa. Buono, insomma, va a finire. Sai che c'è... quando lui esce così dal carcere, dopo tutto lo stress, i problemi, poi non c'ha nessuno, eccetera. Non c'è l'inserimento. Adesso lui per strada, che fa? Cioè, o delinque, o delinque, o cerca di campare con la solidarietà. Sì. Qual è la solidarietà? No, lo spiccio qua. Delinque. Delinco un delinco, se lo faccio bene, però mi mancherà sempre qualcuno dopo che mi ha trovato, che mi... io non c'ho nessuno, quello è brutto, non stai in carcere, non c'è nessuno che ti porta una lettera, che ti va a far colloquio, che ti porta al parco. Perciò fai il carcere da solo, esci fuori, stai da solo, sì. È un disastro. Sì. Volevo ricordare con goliardia, che già lo stavamo dicendo prima, è un fenomeno, no, un grande, adesso che grandi quanto stanno meglio di quando ci hanno imbruttito tutte e due. Lui disse la strada è un'altra cosa. Tra virgolette è vero, perché è vero, tu dici fai l'incontro, sei forte, tutto qua, sei preparato, no? Teoricamente, fisicamente, sei ignorante. Però lui viene una bottiglia da spaccantesta. Certo. Io ti aspetto dietro all'angoletto, appena passi ti do la bottiglia da. Certo, quello chiaro. Senza superare quanto ti pare. No, certo. Per strada. Proprio lo, mi faceva ridere quella volta, stavano là. Che ti dicevo io. Quanti volevo menare. Ridi. Come Mattia? Ha fatto i gnocchi. La carbonara è pure buona. No, capito il senso di quello. No, ma certo. Diciamo, il taglio di capelli. C'hai dei capelli che sono un po' così. Sono bellissimi questi capelli. Come dite? Guarda che fa. Ah, ma prima ne volevi fa, mo li vuoi fa perché si fa lui, capito? Prima e dopo. Barbiere di strada, vai. Dai, vediamo un po'. Barbiere. Barbiere. Dai, grande. Barbiere. Senti, ma ci posso dire come farli oppure? Certo. Ok. No, devi trasa a zero. Così e vai. E sopra? Sfumati se poi. E sopra giusto una accorciata, mi piacciono lunghi. Oh, okay. Certo. Guarda dritto e c'è stato. Comunque un applauso al barbiere, perché oltre al gesto non penso manco sia facile in uno scenario come questo. No, vedi. Non è facile, Tale. Conferma anche il barbiere che Alessio che non è facile. Duri a morire proprio, eh. È filo d'acciaio. Filo d'acciaio. Le poche cose buone che mi sono rimaste. I capelli tosti. Dopo te lo damo, te lo occupa. Dopo te lo damo, dai, te lo occupa. Dai, vabbè, mo vattene però. Dai, buon Natale, sore, va. Acqua abbiamo a sella. Ormai Vincent ha pure informazioni. Acqua abbiamo a sella. C'è lo grande qua. Ma siedete qua con noi, che stai a fare là da solo? Come si chiama? Sì, scusami. Mettete qua con noi. Che stai a fare là da solo? Fate compagnia. Lo sai chi sto chiamando? Richmond. Richmond sto chiamando. Il ragazzo della Tendopoli. Della Tendopoli. Che, mi ha promesso di venirsi a allenare. Lo sai che può fare? Davvero, se tu riesci a venire, che ne so, due volte a settimana, vieni in palestra, ti alleni, ti fai la doccia, ti alleni. Ti cambi. Understand? È una settimana in metà buca. Riccio, dove stai? Noi siamo a Via Marzala. Io sono a Via Marzala, all'uscita di Termini, davanti al bar Trombetta, Caffè Trombetta, davanti a un bar che si chiama Caffè Trombetta, è famoso. Dai, non lo facciamo per pubblicità, facciamo le persone che poi diranno che l'hai detto apposta. No, io ci sono venuto apposta. Fusillati per loro, cattivi.
Tanto qualcuno cattivo lo trovi qualcuno sempre. Qualcuno cattivo lo trovi sempre. Bravo. Tanto sai che ti diranno alla fine. Hai... Se sei andato per no, pubblicità. Hai buttato i capelli per terra. Cioè a termini dove la cosa più pulita è una cagata, no, ti diranno hai buttato i capelli per terra. E guarda Vincent, è ammaliato dal taglio dei capelli. Buono, buono. Hai sei bravo lui. Bravo, forza. Bambino è buono. Io ho una vita normale, normale, ti parliamo sempre di sto normale come se sembrasse chissà che. La vita nel senso con una famiglia, una casa, un posto di lavoro, una macchina, cose che adesso non ci stanno. Quindi la normalità intendo quello, no? La classica vita delle persone. Ma forse lei intendeva anche un gesto, per esempio banalmente la mattina mi faccio un bagno di mezz'ora, capito? Una cosa dici che mi manca sempre. Sì, dici cavolo, io mi alzo la mattina, magari non vedo la televisione, sì, non sento la radio. La televisione la sera davanti, te metti, arrivi a casa, ti mettevi sul apro divano, frigorifero. Mettevi, no, mettevi un film davanti al divano, te guardavi il film, magari visto, rivisto e stravisto, però che magari ti piaceva, ancora. Però lo rivedevi e te ci dormivi davanti. E poi magari ti svegliavo alle 4 che ormai era tutto spento, te ne andavi a letto. Quella è una cosa che un po' mi manca perché il televisore, i film, queste cose mi sono sempre piaciute, quindi quella è una cosa sì, una delle piccole cose della vita sì, classica che mi piace, mi manca, sì, sì, mi manca. È possibile che stai a sfruttare un senza tetto per fargli fai video? Cicalone sfrutta i senza tetto per fargli fai video. Dimola sta cosa. Tu sei senza tetto o ce l'hai sto tetto? No, c'è il cielo. Te mettiamo a posto, portiamo a sfilare. Amico più fighissimo del mondo. Guarda, voi tre, Vincent, lui e lui siete i tre belli. Lui invece è più il manager. È sotto la terra. Se vuole fare a barba Vincent. Tutto. Aguri, no, auguri arrivo, auguri arrivo. Questa non è qua. Devo buttare tutto. Dai, yeah. Senti, visto che ci stai, approfitto, ma me la dai una cucciata. Poca poca però, tipo proprio giusto per pattare. Per pattarla, capito? Qua sembra un delinquente, invece è una brava persona. Ma ci sarà il cucciolo. Ti chiameremo cucciolotto. Ok. Cicalone sfrutta i senza tetto, diciamo. Ci cioè fai i capelli per sfruttarci e... Non è finito. Fai i danni capala. Che devo fare? Non è finito. Guarda, che ti fa? Devo buttare qua. Vedete come sei venuto, no? Sì. Sono quasi bello. Perfetta. Oh, troppo fighissimo, mio fratello. Sì. Mo se chiedi spicci minimo fai il doppio. Ma non ti danno più, ti dicono ma che no, questo c'ha. No, con Bersolisimo sai come faccio. Vado, la levo tutta. Aspetta, raga, fermi. Vincent si leva la barba. Fermi tu. Lo butto, lo butto proprio. Levamo la barba a Vincent, non ci posso credere. Avete i capelli, Vincent? Buttare tutto. Buttare tutto. Leva un attimo il cappello. Ma i capelli come ce l'hai? Ah, belli, ammazza, sta da paura Vincent. È da Juve Vincent. Ma tu te la voleva a barba, sicuro? Sì. Ma Vincent, no. Auguri arrivo. Arriva, anno nuovo, barba nuova. C'è credo che Vincent si leva a barba, oh. Facciamo tutto per grazie. Voglio bene. I soldi ti do. I soldi ti volevo bene. È meglio volerme bene i soldi. Il bacetto, no? Il bacetto per pa- si pa- allora a termini si paga con bacetto. Ma Cicolo, fatti ripulire i capelli. A sto punto. Dai. Ma lui è il barbiere mio, eh? Personale proprio. Sì, personale. Mica lo fa per me. Vado da lui e mi fai i capelli, ma è. Troppo bello senza palmo. Pari il pupetto. Adesso io bambino. Guardate sullo specchio. Io bambino adesso. Sembri più giovane. Fai tipo lui. Tipo me vuoi i capelli, vai. Vedi, anche senza tetto vogliono i capelli come Cicalone. I capelli come Cicalone. Ah. Il taglio alla Cicalone. Fammi il taglio alla Cicalone. Moda Cicalone. Comunque allora, andiamo a tutti i video, soprattutto l'ultimo video.
Quanta gente c'è? L'ho fermato. Oh, mi fa una foto, che servito, per cicalone. Se fanno la foto perché l'hanno vista in video, perciò i famosi sfruttatori eccetera, poi ragazzi, loro vengono visti come persone. Vieni. Certo, vieni. La gente normale. Tanto stiamo a fare tutto un... Questo ragazzo seguono sempre i tuoi video. Grazie. Grande. Ma che ce l'ho, piducchi e formiche? Piducchi e formiche? No, pare di no. Meglio le formiche che i pidocchi, però, eh? Bravo, stavo a dire io, meglio le formiche, eh? No, non ce l'hai, però. Sto a guardare, si vede, c'hai i capelli neri. Oh, e poi se sepiamo i pidocchi si passeranno, no? Almeno ce l'ho ricordo. Prendi positivamente anche i pidocchi, su. Tutto è positivo, dobbiamo vedere. Nella vita qualsiasi cosa. Vuoi un po' di pasta? È la carbonara, la puoi mangiare? È del ristorante, è calda. Vuoi fare la barba? Poi glielo chiediamo Alessio. Ciao. Ciao belli. Ma posso chiedere una foto? Certo, vai. Oggi stiamo a fare capelli ai senza tetto che io sfrutto. Poi portiamo i pasti ai senza tetto che io sfrutto. Poi vestiti ai senza tetto che io sfrutto. Sono sfruttatore. Vieni. Se sa mai se muoio questa vale oro. Dai. E mi vanno a coltellare a termine, hanno detto. No. Praticamente mentre facevamo questa cosa con le persone che conosciamo, anche lui che magari passava ha detto: ma posso fare pure io a barba? E perché no? Quindi questo per dire che quello che può sembrare il gesto di un giorno potrebbe diventare un servizio per chi lo sa fare e se fa una passeggiata a te. Ma anche per i tanti barbieri che magari o non stanno lavorando o lunedì sono liberi, venite qua, me lo dite, noi vi mettiamo in contatto con le persone, ma lui non lo conoscevo, lui è venuto, mi ha detto ma pure io vorrei fare. La cosiddetta barba volante. Per mangiare, perché è una cosa che manca, da mangiare c'è le coperte magari le porte. Sì, anche perché una barba fatta, un capello fatto, vedete a lui come l'ha capriato, pare un'altra persona. Sì, è vero. Te fa sentire anche più vicino agli altri. Sistemato, ovvio, no? La gente ti guarda e non ti guarda questo barbone, invece così. Sei meno barbone, dai. Meno sistemato. Richmond c'è sempre un velo di timidezza, però ci ha raggiunto, è stupendo, l'abbiamo sentito. Adesso gli diamo una carbonara. Poi c'è da dire un'altra cosa, è una settimana che lo cerco e che non si viene a allenare perché ha avuto difficoltà per arrivare. Ma quindi mo al ritorno, cioè viene con me, tanto io sono venuto in metro, gli faccio vedere la strada. Ciao, salutalo. Ciao. Tieni che bella calda, aspetta, abbiamo una posata. È un ristorante questa. La posata e il tovagliolo. Anche perché se l'avevo fatta io non te la mangiai, invece questa è buona. Grazie, grazie per tutti. Ciao, grazie. Ciao, dai. Ciao regà. Ciao bello. No, posto. No, niente video. Video sta giù. Vai, è rimasto video giù. Video problema. Non si vede. Non si vede, vai. Salutiamo. Abbiamo portato la carbonara. Oh, c'è stata mangiare. Niente. No, non te ripia, non te ripia. Te coprimo. A voi, scusa. La voce è buona. Grazie. Allora, non ti riprendo. No, dai, vaffanculo, no, lui stava a dire una bella cosa, che senti. Vai. Aspetta. Lui perché tu l'hai aiutato tutta la persona che dorme in strada, perché tu conosco anche l'Italia piano, no? Non hai fatto casino, non hai problema. Aspetta un attimo. Tutto l'hai prendere per la dormire, guarda. Grazie a voi. Non devi aiutarmi a che, perché tre giorni e dorme a strada un anno. Lui è un anno che dorme per strada. E 5 anni in Spagna. 5 anni in Spagna. Allora. Io dormendo a che, guarda. Hai dormito là? Sì, ti conosco me, un anno. Perché non che lavorare qua non hai soldi. Solo birra, dormire, pastiglia, dormire. Birra, dormi, pastiglia e dormi. Scusa una cosa, ma stai a lanciare la cosa o stai a disponere per l'altro? Non è maiale, se potete mangiare pure voi. C'è il ditello. Ma scusa una cosa, scusa una cosa. No, vabbè, ma senti me. Scusa me, per favore, senti. No, ti senti. Scusa, innanzitutto è vitello. Alle 9 della mattina le birra, troppo le birra, perché tutto la mala testa.
Sono vera, 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 vera. Perché non chiede fare. Quanto no hai birra, impara con me, come io, parlando bravo, non fai casino, non fai niente, perché lui, tutto no, la prende birra e ha male la testa. Sei da Napoli. Ti rispetto, ti rispetto. No, no, perché io pensavo che lui la stava disponendo per voi. Mangiare. Sta a tirare brutto. Comunque, amico mio, è Videla, no, è Videla, la fa mangiare, l'abbiamo fatto apposta. Quanto guarda tre video, la Luigi, più una, parlando bravo. La Videla la potete mangiare. La ragazza, la come si chiama, la signora? Sì. Una somale. O Maria, un somale la che le, hai visto quello che l'ha aggredita? Sì, il video, sì. Hai capito? Ma lui sta a chi? A chi la stazione? Una signora Mavia che dormendo la strada lì. Una come si chiama, arabese somalia, che non fa così con la toccala, sempre viene che fa il casino. Oh, vedo, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Guarda che bei capelli che si è fatto. Oh, belle siamo così. La riunione. Guarda mio amico Smio, amici vostri. E l'altra volta lì c'era stata la discussione con gli amici. No, con noi. Io vai bravo. C'è una carbonara, la vuoi? È buona, buona, è Videla, pure se sei musulmano la puoi mangiare. Tieni. Finito? No, c'è qua, l'ha buttato qua. Ah, aspetta, la posata. Troppo. Dai, mix brutto. È Videla, no maiale. L'abbiamo fatta apposta. Sì, è vero. Giuro. So io l'amico, tieni. Apagai la puta camera. Che non quiero tu pasta di merda, basta puta camera. Ma non siamo, smettila, non siamo. Smettila, non svegli la puta camera. Svegnila. Oh, stiamo dando. Svegnila, smetti di filmare. Stavo parlando con l'amico tuo. Ma non stiamo riprendendo tu, sei tutti anzi. Svegnila, via. No. Via, non la voglio la tua pasta, via! Oh, ce l'andiamo, ascolta! Ma casa, ma riprendi, forzata! Ma basta, ma ho fatto la pasta! Oh, go! Oh, go! Oh, go! Oh, go! Oh, go! Stiamo ancora con lui, oh! Oh, no, non è per... Non è una cosa bella! A me sempre lui, oh! Non è una cosa... Oh! C'è gente che ci rimane... Ma, regà, ma non... Basta, dai, parti! Allora, non c'è... Di qualcosa, stiamo a parlare con l'amico tuo, dai. Ci abbiamo provato. Stiamo a parlare con altre persone. Allora, voglio, ci tengo a dire una cosa. Stiamo a parlare con altre persone che volevano parlare. Altri luoghi. Lui voleva, lei ha preso, si è alzata e è venuta in camera. È venuta in camera, capite qual è il problema? Manie di protagonismo. Masti, cioè, stiamo a parlare con lui da un'altra parte. Metti la bicicletta, ecco, così nessuno si vede. Vai, dici. Guarda, guarda, io dovete. È un peccato, cioè un piatto. Quello è un piatto di. Oh, stiamo a parlare con lui, mettiamoceli qua, scusa. Giriamo del là. Basta! Me lo sto coglione! Giriamo del qua. Mettiamocelo qua. Stai calmo, stai. Guarda, qua, guarda. Che mocca! Che mocca! Che mocca! Ma ci mettiamo di qua. Togliolo, no. No. Dai, basta. Stiamo andando a da qua. Dai, leviamoci da qua. Ce ne stiamo andando, ragazzi. Non litigate tra di voi, dai. Conte litigate con noi, ma poi si litigate. Uno parte, diventa un disastro, ragazzi. Sì, solo con chi voleva. La camera, intanto che sei qua, non cane. E tu la aspetti col tuo micro. Tranquillo, non c'è gli occhiali, ma vedo tutto, cazzo. Comunque, posso dirti una cosa. Vi siamo venuti a portare solo. Io ti ho dato solo da mangiare, una cosa. Ascolta, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Non sta a riprendere a voi, ragazzi, non rompete le scatole. Posso dire una cosa? Non vi riprendo, no. È una cosa? Ah, no, come con luce. Non mi ricordo la tua. Comunque è stato brutto che hai tirato la pasta. È brutto che hai tirato la pasta. Io, ascolta, dai, no. Una cosa sola. Stavo parlando con tuo amico che voleva parlare. Uno. Punto due, no, sto parlando con lui.
poi Mattino, io lo spiegasta. No, però è brutto. Dai, andiamo su. Andiamo a portarlo solo alla pasta. Mi dispiace. Ciao. Mi dispiace che purtroppo i tuoi. Non la parla a lui, ci vuole dai. Ma via con noi. Vabbè, comunque ti serve il tovagliolo. Sto a parlare con lui. Ciao, ciao. Lui è il nostro amico Fresco. Sì. Chi è che ha tirato sto coso? Fratello. Ma no, ma te lo fanno apposta. No, no, no. Ma no, regà, la pasta, mamma mia, che disastro. Però vedi, dai regà, non litigate tra di voi, basta, dai, basta, se ne stiamo a nare, giù. Ciao, ciao, ciao. Dai, tranquillo, te sei preciso, dai. Ci dispiace, tu volevi raccontare. Ce l'andavo, solo la pasta, vabbè. Vieni con noi. Lascio sta, solo la pasta, abbiamo pure con lui, puraccio. Un attimo. Non comanda di ciò. Se la prendono con te poi. Se la prendono con te dopo. Se la prendono con te, dai, non ti preoccupare. Sei stato gentile tu. Manco cazzo. Se la prendono con te. Tutti qua. Lo so, tu sei di Napoli però. Sì, il napolitano. Grande. Napolitano, napolitano. Ma che cazzo è? Non capisco. Lascia sta, fratello. Te e poi ma stai qua. Non ha mancato rispetto voi. Non va buono. Lo so. Non va bene. Vedi, lui ha detto, gli avete mancato rispetto. Perché noi, allora, c'è una parte che ci ha accolto. Perché se parte che no, non era inquadrata, non la stava inquadrando. Scusami. Hai ragione, scusami. Però basta, guarda, lo sai perché. No, ma il bello è che è una mania, è una mania di protagonismo, scusami, capito? Che hai detto? Tu parli italiano, non è che c'è l'arbiato. Certo. Oh, ma non perché scusami, me ne fotte gli altri, perché gli altri non erranti, non capiscono della vita. Siamo tutti essere come essere umani, con tutti belli. Grazie a voi, vero? Siete questo. E quello con le telecamere, tutte le televisioni. Siamo gente per bene. Aspetta un attimo, vieni. Aspetta. Gente, non capiscono. Non capiscono la vita. E anche in mezzo alla strada. Ma rispetti, rispetti che gente che aiutano. Aiutano. Hai capito? Anche in mezzo alla strada rispetta la gente che aiuta. Aiutano. Claro che sì. Ti metto il corno, tu sei da Spagna, non siamo in Spagna. Fai le corna, non so fatto il corno. E Di Mazzo lo stesso. Non tengo problema con la roba. E tra poco. Solo problema c'è aspetta, aspetta, che... aspetta, aspetta, se no si va sulla carica. Sei bravi gente, tutti. Tu da quant'è che stai qua? Da una vita. Sono bravo con tutto. Io ho un'anima che sono la strada. Aiuta, io aiutano. Giuro, scusami. Perché non hai niente da aiutare. Ma l'ha detto se da Napoli. Napolitano. Mi spiace, mi spiace. La vita. Ciao bello, alla prossima. Ciao. Non te la prende per l'altro, ognuno è responsabile dei propri comportamenti. Ok, lui sta andando via, non è scontato quello che ha fatto lui. Grazie perché è stato tutto il tempo con noi, ha distribuito i pasti, li ha dati gratis. Hai vissuto pure una situazione non facile, vabbè, per uno normale, per te sì. L'hanno tirato perché dicono che tirano la roba solo a noi, hanno tirato una bottiglia a quella signora che passava, va non va bene. Della serie la tirano solo se ci sono le camere, col cacchio, una signora è passata e gli hanno tirato una bottiglia. Lattina. Da Napoli. Auguri buon Natale, lascia stare che la zuzzuzza e dicono tutto. Se arriva la matta, vuole ammazzare, dice che se viene il mazzo io subito. Simone, guarda che non ti sei venuto da là, va! Fare il violetto, oh! Nel fondo che non va. Se vuole andare, per favore te lo chiedo un'altra volta. Sì, ascolta, per favore, puoi andare un po' più in là, vai. Dove non ti vedo coglioni con sta camera. Per fa... Tu non mi toccare, non mi toccare! Neanche tu! Fai un passo indietro. Vattene, per favore. Vuoi farlo con c'è? Non ti tocca nessuno. Se mi tocchi, se tu mi tocchi. Voglio parlare con te. No, tu non parli, tu parli con me. Puoi andare là, per favore. Dai, andiamo, dai. Andiamo. Oh, prendi, puedes irte, por favor? Te puedes largar, por favor? Sì. Te puedes largar, lárgate. Sì. Lárgate, stai come, che succede in casa? No. Lárgate, putilla, lárgate. No, non voglio che voi toccate una donna. No, non la tocchiamo, compagno, però. Compagno, va, mamma, sta compagno. Ok. Ehi, amica mia, andiamo. Ma dove ti portare? Ma guarda questo. Qua va bene. No, oh, levati. Ti voglio vedere. Ma sono problemi tu, problemi tu. Oh, ci fai il favore. E allora toglila perché sennò te lo togli a te.
Sì, non mi tocca. Togli le mani, togli le mani. Tu non mi devi toccare. Basta. Ma stavamo a 20 metri, si è alzata a a 20 metri. Cioè, quindi di violenza, cioè ha parlato praticamente di violenza, cioè lei stava proprio chiaramente sotto psicofarmaci. Ha detto una cosa che mi ha veramente colpito, cioè non avevo paura di lei. C'avevo paura, no, perché non ti potrà mai succedere nulla, sì, ricordati. Avevo paura di voi che poi passavate. Però ma veramente. No, la situazione lo sai perché è complicata. Perché con una donna è un problema. Perché lei ti si pone male, tu non la puoi toccare perché sennò se passi a parte del difetto tu uomo, però nello stesso tempo non ti può sfiorare a te. Ora si sta spogliando, signora, ma lei vuole proprio che si vede te. Senti, se noi parliamo con le persone, vabbè, loro ci vogliono parlare, denuncia una cosa. Andiamo. Sì, ma stavamo a 50 metri da quella. Ma non si vede, si è alzata. Vai a vescere, vai al centro dei bar. Non ti vedi lì, senti chi dorme dalla strada qui. Vai al centro dei bar, chi mi aiuta, tutti mi aiuta a te, lo sai. Lo so. Vai, vai, vedi come fate, le senti chi grati, mi c'è l'energia, c'è c'hai tutti, vai a vedere, no. Passi così, ti deve. No, no, non vorrei parlare male con te perché sei un bravo ragazzo. Ci sta tanti ragazzi che mi servono. Arrivano, perché ti sento dei barri, ti giuro, volevo chiamare a te per di. Allora, adesso al di là dei quattro persone che hanno seri problemi. Che è successo? Ah, è un amico nostro quello. No, un amico. Chi è? A me le aggressioni non mi piacciono. No, no, ma la signora. Ok, no, però si doveva regolare. Stava fuori di testa, però ciao. Capito, ti stava a cuore incontro, capito? Oh, sono fare i nostri quelli. Grande, Thomas. Thomas è grande, lascio qua. Vabbè, no. Mattia. Oh. Spero che non ti danno problemi a te loro, no? Mattia, lui è Thomas, amico mio. Ciao Thomas. Ciao. Thomas, sei riuscito a avere la pasta, hai visto? Quella è buona. Lei non buona. Tutti i giorni mi dice mi ammazza. Lei non buona. Lei non buona. Però mi vuoi bene. Prima o poi l'ammazzerà. Il secchio c'è. Ah. Lì, lì, quella è raccolta la spazzatura. Oggi no. Oggi no. Domani. Dai, bello. Tanto sei bello. Bello Thomas. Guarda, quella è sbroccata, è mossa, la giro così. Si è spogliata? Un caso, sì. Ieri l'ho menata, ha detto. Sì, è vero. Però io ti ho poi rimenato a te. Sì, tu l'hai menato. La pasta, mangiala, è buona ancora calda. Dopo, stasera a cena. Stasera a cena. Io non voglio vedere come io mangiare. Non vuoi far vedere quando mangi? A me. Ah, non vuoi far vedere a lei perché quando mangi? No. Perché poi te lo rubo? Niente, alla fine il patatrack. Pure mo che abbiamo portato da mangiare il patatrack. Sei rimasto male, Mattia? Guarda, Mattia è rimasto malissimo. No, perché ti dico, allora, il discorso è questo. Vi ricordate il pollo alle cascine, no? Il pollo lanciato alle cascine è stato un gesto che io ho giudicato male, anche distinto, no? Ma ha colpito. Te il gesto della pasta mi ha colpito forse peggio, quindi però proprio perché per tutto quello che ci siamo detti, il video, la valenza sociale, loro vivono una situazione di difficoltà, non potevamo. Ho dovuto ingoiare, dai. Non c'è maiale lì, eh? Vabbè, ma è la vita. Anzi, è un forte vostro, quello vuole. Certo, lo gestisce. Però sai che mi metti le mani addosso una volta, me ne metti due. Una cosa le volevo dire, ascoltami. Scusami, amico, Thomas è amico di tutti. No, Thomas è bravo. Allora, una cosa, fratello. Ascoltami, lui, se lo vedi, è amico mio, sta con me, ok? Grazie. No, guarda che tifo. No, ma lui scherza, scherza serio. Ma no, Thomas scherza, regà, lui dice così. No. Ma non è vero, cioè Thomas non farebbe male alla mosca. Diamevi lì. No. Tranquillo, lui sta, lui è buono, lui è buono. Tranquillo, se mi conosco un altro. No, tranquillo. Lui si chiama Richmond. Comunque quello tu gli levassi di psicofarmaci perché veramente. No, tranquillo, lui è bravo, No, scherza, la matta stava bene. Lui scherza pure con lei. Si è alzata, è venuta,
non hai capito, quando parte qualcuno che si stranisce, poi qualcuno che gli va dietro ci sta sempre. Lo so. Io la signora, essendo una femmina anche io, no, non l'ho inquadrata appositamente, perché non stava parlando, era una donna. Stavo parlando dicendo, non che il fatto che loro trovano una scusa, gli basta trovare una scusa, tu che passi avanti e gli sei antipatica, perché magari sei una donna a mezza 10 per... Oh, hanno tirato una lattina, una senza camera, una ragazza, che era vestita bene. Me la sto inventando la cazzata, sì, no? Sì. Te vede, in mezza 10, sei una femmina, dice lei pure, sta a mezza 10, gli vai a rivale, sì, gliene sì, vai sì. Sul cazzo. Quindi trova la scusa per pretesto è buono per litiga qualsiasi cosa. Certo, si vede dal che io non l'ho proprio presa a lei. Il raggio dei 20 metri è fastidioso. Mi ha proprio tagliato l'inquadratura, capito? Su quindi, non l'ho proprio mai presa. Si vedrà nel video. Ci stanno situazioni, non so se poi basta cercare capille. No, infatti guarda, non so se ma guarda che ci hanno prima tirata la roba, ho fatto finta di niente. Poi abbiamo detto guarda che stiamo arrivati qua e ho fatto finta di niente. A una certa si è alzata, si è infilata nella camera. Ha trovato il pretesto perché bravo, perché magari perché poi stiamo a parlare con altri. So che noi abbiamo vissuto adesso una situazione difficile nata non perché noi l'abbiamo voluta far nascere, noi siamo venuti qua alzando gli alimenti che volevamo offrire loro, loro ci hanno risposto positivamente e poi si sono create delle persone che volevano parlare con loro, volevano dire la nostra, e in concomitanza delle persone che hanno subito reagito male, ci siamo allontanati, abbiamo fatto di tutto. Ora sono rimasto io traumatizzato perché il gesto, io non avevo mai visto Mattia così scosso, no, devo dire prendere la pasta come la porta alle cascine, l'ho detto prima che mi sono alberato, quando tu prendi la pasta, no, e la tiri, mi fa girare coglioni. Quindi adesso a riprova di quello che noi dobbiamo anche ingoiare, dobbiamo vivere. Io resto a quello, la cosa alla periferia da Borgato era nell'amo di prendo due schiaffi che ti giuro ti faccio tornare lucido. Però me l'ha detto se lo dice Mattia Faraoni, no, alza le mani. Però a maggior ragione abbiamo fatto ancora più fatica oggi, abbiamo ancora fatto più pippa per cercare. Non è facile perché noi che le viviamo tutti i giorni. No, è vero, è vero. Poi lo sai qual è il fatto? È ancora più duro quando tu sai che hai la consapevolezza di poterlo prendere per le orecchie e tirarlo a 10 metri, doverti fermare è ancora più difficile. Siamo di nuovo qui per l'ennesima volta dalla signora Maria. Non si è risolto nulla, nonostante la raccolta fondi che non abbiamo potuto utilizzare perché ci è stato impedito. Nonostante c'erano state date rassicurazioni dai servizi sociali che avrebbero risolto il problema della signora Maria perché ha un amministratore o amministratrice di sostegno, la signora Maria sta ancora qua e la situazione è peggiorata perché la signora Maria ha subito un'aggressione, ha dei punti in testa. Perché sono due aggressioni. Sono stata colpita alla gamba e alle vertebre. No, poi la signora Maria ha rifiutato l'amministratrice di sostegno, giusto? M'ha detto? Perché non ne ho necessità. Non ne ha necessità. Ma comunque, indipendentemente da tutto, se lei sta ancora qui, sta amministratrice di sostegno non funziona. Vabbè, è chiaro. L'amministratrice è stata nominata da coloro che volevano approfittare dell'eredità dell'abitazione dove stavo con mio fratello. Allora loro in questo modo cercavano di espropriarmi, ma è stato fatto tutto in contumacia e il giudice ha detto che quello è sequestro di persona a scopo di estorsione. Ora sta cosa si è ripetuta, ma non ha nulla a che vedere con i miei fatti personali. Ah, ci sono delle cose che non posso dire tanto alla signora Maria. Al di là del discorso dei servizi sociali, sì, al di là del discorso dell'amministratore di sostegno, al di là di tutto, a noi c'è stato, tra virgolette, impedito di prendere qualsiasi decisione nei confronti della signora Maria. Oggi proprio un ragazzo mi ha detto: io c'ho un bed and breakfast e me la porto io. E io ho detto: guarda, è senza documenti. I servizi sociali ci hanno detto che lei è sotto amministrazione di sostegno. Chi la prende in carico in teoria commette un illecito, perciò la stanno lasciando lì, nonostante hanno detto che lo facevano. Allora io consiglio a tutti, c'è il numero SOS del Comune di Roma, che è un numero verde, chiamatelo, chiedete anche voi spiegazione del perché sta signora sta ancora qua. Fatelo, credo sia legittima sta cosa. È legittimo, facciamolo. Così facciamo un po' di rumore. Facciamo sentire a chi lavora
che giustamente c'è interesse. Poi per fortuna una marea di gente si ferma, dopo i video si fermano in tanti, portano i regali, supporto. Sì, questi non sono fine a sedie. Ah, questa è un'altra persona. Quelli, no, questi nostri, tutto qua. Però queste è tutta, tanto, comunque è tanto. Tutto serve solamente per... Abbiamo anche dei capi puliti se vi possono servire invece. I pantaloni. Pantaloni, aspetta. Oh, dateci sta gioia, dateci qualcosa. Oh. No, non è, sono elastizzati. Mio marito... Hanno il laccio qua, ecco. Sì, sì, però qua è mio marito un po' con pancia grande. No, non è piccolo. Vanno bene? Sì, per lui andrà. Sì, sì, andrà. Sì. Questo andrà. Mi faccio affare, mi sembra più largo quello a me. Sembra no, no, questo guarda. No, solamente quello qua, però questo andrà. Io come donna io sempre li amo, asciugo. C'ha l'occhio. Io sempre quando se possibile gli avari io li amo e metto a transegna lì a parcheggio per una ora e mezza, due ore e mi asciuga, però adesso non asciuga. Infatti io con rispetto per tutti gli altri c'è una cosa che non riesco proprio, cioè lei, voi siete di c'è profuma qua, insomma, per farla breve, lei è sempre così in ordine, così tutto profumato. No, no, non perché è, fa il bucato lì. Non è vero. È che, vero, è vero. E che siamo tanto profumati, però facciamo tutti sforzi per essere più o meno puliti, non possiamo fare così come facciamo in casa, a me piace molto essere pulita, però facciamo tutti sforzi per non posare, siamo dentro stazione e me, per me stessa, quando sento che qualcuno odore non mi piace, io impazzisco. Dalla stazione Termini oggi vi salutiamo per l'ennesima volta. Succede sempre di tutto, tornerete a Termini? Probabilmente sì. Sì. Avete risolto qualcosa? Probabilmente no, però abbiamo dato voce a un problema ed è la cosa più importante. Tra l'altro. All'ennesimo problema, all'ennesime problematiche. Ma poi diciamo che se solo dice quando tornate, portateci loro, ci chiedono aiuto, noi torniamo. Cioè è proprio semplice, ci chiedono loro stessi, le persone indigenti, di tornare. Voglio chiudere con una piccola cosa. Fa meglio chi fa qualcosa che chi non fa una mazza. Mannaggia, te bacio in bocca. Salutiamo Evelina con i suoi begli orecchini che si può mettere, è autorizzata. No, e poi sei super... di Natale, sei l'ultimo video prima del Natale. Sei stupenda. Allora, tanti auguri a tutti. Buon Natale. E una presta libertà per tutti i detenuti. Assolutamente.